la percentuale di rendimento di Longobardi qual è a fine partita? Base 100 sei al massimo. Percentuale di rendimento, dovete sapere a che punto di condizione sono. Sì. Questo forse bisogna chiederlo allo staff tecnico, insomma, allo staff medico. Secondo te? Che io tra l'altro ringrazio, perché pensare di fare 90 minuti oggi è stato un piccolo capolavoro, secondo me. Quindi devo ringraziare lo staff medico, lo staff sanitario e lo staff tecnico. Io sono a un punto in cui sopperisco con la grande voglia quello che mi manca dal punto di vista della condizione. Alibi non me ne piacciono, cerco di fare meglio, insomma, per la squadra, cerco di dare il mio contributo. Abbiamo capito che passa, quindi se passa e hai fatto gol, noi siamo contenti. È chiaro che bisogna lavorare, io come tutta la squadra dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare tanto, però siamo preparati a questo. Il lavoro è l'unica cosa che non ci spaventa. Secondo te il Parma potrebbe, ha bisogno, ci può stare un altro attaccante? No, ma a me non interessano questi discorsi. Se arrivano altri giocatori sono i benvenuti, purché abbiano lo spirito di calarsi in quella che è l'obiettivo di quest'anno, insomma, un obiettivo più grande di tutti noi. Quindi se arrivano giocatori a darci una mano, che ben vengano. L'importante è che abbiano mentalità da Parma, da una squadra che dovrà lottare fino alla fine per conquistare un obiettivo importante. Sono qua. Non so se è una disamina corretta, però la squadra ha cominciato a girare meglio quando Longobardi ha capito che doveva retrocedere un attimo per recuperare i palloni, perché là davanti, in mezzo a 5 avversari, diventava veramente difficile toccarlo. Ma sì, è chiaro che in campo si fanno delle letture, no? In determinati momenti della partita. Io non so, magari c'è l'esperienza che ti porta a leggere le situazioni in determinato modo. Io credo che la squadra abbia fatto bene oggi, penso che siamo stati nella metà campo avversaria per almeno 80 minuti su 90, quindi è chiaro che quando gli altri sono tutti dietro e fanno densità non è facile trovare spazi, certe volte magari bisogna andare a cercare anche un po' più indietro, però ripeto, ci vuole pazienza, ci vuole saper aspettare il momento giusto. Questo pubblico abituato alla Serie A, però il commento al tuo gol è stato: questo è un gol da bomber vero, taglio sul primo palo e pallone dall'altra parte. Mi è piaciuto anche a me il gol. Soprattutto a me piacciono i gol che regalano tre punti, quello sì. Quindi io credo che la gente stia capendo quello che stiamo facendo, al di là dei punti, al di là insomma di quello che si può dire a livello mediatico. Io credo che la gente abbia capito che qua non ci sono i fenomeni, la categoria è questa qui e noi facciamo però del nostro meglio per cercare di portare a casa un obiettivo che tanto sarà a maggio, adesso chiaramente è importante, però è lunga la strada. L'arbitro probabilmente non ha capito che quello era l'urlo liberatorio sotto la curva, dopo un'operazione, primo gol con la maglia crociata, evidentemente non ha capito. Bisognava spiegargli. mi dispiace, perché insomma bisogna stare attenti anche a quelle cose lì, perché poi nel corso del campionato pesano. Oggi era difficile trattenersi, ecco, era difficile trattenersi. L'ultima per me è: ci sono segreti, perché queste sono le squadre che verranno al tavolino, no? Si chiudono dietro, provano a ripartire, magari non tutte, però la maggior parte. C'è un segreto per cercare di scardinarle, lavorare meglio sugli esterni? Cioè, dovrete valutare anche questo. Fortunatamente, insomma, dal punto di vista tattico sono problemi del mister, quindi ci penserà lui. È chiaro che noi dobbiamo far meglio nella circolazione della palla, si può fare in maniera più veloce, insomma, per cercare di muovere gli avversari in maniera più veloce, cercando di trovare gli spazi. Non è semplice, perché voi avete visto la densità che gli avversari fanno nella loro metà campo, però in qualche modo, insomma, bisogna cercare di aggirare anche questo aspetto tattico. Tu a Sestri quasi vinto un campionato, cosa c'è in più
a Parma e cosa manca? Vabbè, è chiaro che parliamo di due realtà diverse, anche se insomma io a Sestri insomma è stata una famiglia, eravamo una famiglia, eravamo una famiglia noi giocatori, con il pubblico si è instaurato subito qualcosa, sono quelle alchimie che si creano, perché la gente magari vede che te in campo dai tutto e quindi, ripeto, parliamo di realtà diverse, qui secondo me a Parma insomma si è abituati ad altre categorie, altri palcoscenici. Campionato in effetti io lo reputo vinto, perché poi a tutti gli effetti il Sestri sarebbe dovuto essere in C quest'anno. Ripeto, sono alchimie che non sono semplici da creare, però io credo che noi siamo sulla buona strada. Ciao Cristian, prima hai detto che... ti ho anticipato? Dovevi... No, no. Prima hai detto che con la voglia cerchi di sopperire a quello che magari può mancare dal punto di vista della condizione. La sensazione guardandoti oggi è che con la voglia riesci anche a sopperire a quella che può essere la paura dopo un infortunio di un certo tipo, perché non hai tirato indietro la gamba praticamente mai, e non è una cosa scontata per un giocatore che è stato operato al menisco pochi giorni fa, cioè pochi giorni, insomma, poche settimane fa. No, ripeto, da quel punto di vista insomma abbiamo uno staff che è veramente di un'altra categoria. Io dico sempre, finora quelli che hanno dimostrato di essere di un'altra categoria sono i tifosi e, a mio modo di vedere, anche lo staff medico e sanitario, perché ripeto, pensare di fare 90 minuti per me oggi avrei avuto un piccolo capolavoro. È chiaro che io poi una volta in campo insomma all'infortunio non ho pensato più. E... ci racconti un attimo, prova, diciamo, fai finta che qualcuno non ha visto la partita, non ha visto il tuo gol, non ha visto la tua esultanza, e glielo devi raccontare. Come lo descrivi? Mi fai fare il cronista, non è il mestiere mio. Intanto diciamo che sono molto contento dell'assist per Fabio, perché in quel momento lì era una situazione che è pesata molto sulla partita, insomma pareggiarla prima della fine del primo tempo. E per quanto riguarda il mio gol, era da un po' che in testa mi dicevo insomma che bisognava aspettare il momento giusto, che sarebbe arrivato. In effetti poi su quella palla messa molto bene dentro da Giacomo Ricci mi sono avventato col tempo giusto e fortunatamente l'ho toccata quel tanto che è bastato. Grazie. Chiudiamo, per quello che mi riguarda, almeno con un gossip. De Longobardi è stato un giocatore fortissimamente voluto da Piacenza. All'ultimo momento è saltata. Dicono le voci, le male lingue, che non sia tanto per l'infortunio, questo te lo auguriamo, perché sei sembrato adesso sulla via del recupero, quanto per un aspetto economico. Non è